aiutare gli operatori del comparto zootecnico ad adeguarsi alle nuove normative europee sui nitrati, sviluppare un nuovo modello di sostenibilità ambientale che tuteli la sanità delle falde acquifere, trovare una chiave per tramutare in ricchezza quello che è sempre stato considerato solo un rifiuto repellente fine a se stesso. Sono questi gli obiettivi centrati da Riduca Reflui, un'iniziativa promossa dalla Regione Veneto proprio per ridurre il carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell'area del bacino scolante della Laguna Veneta, un territorio dove il 60% degli appezzamenti è risultato essere vulnerabile ai nitrati. Le conclusioni del progetto, che è stato sviluppato in collaborazione con Veneto Agricoltura, coordinatore operativo di ogni singola attività di sperimentazione, sono state presentate a Verona in occasione di Fiera Agricola 2012. Sinceramente un bel esperimento che si conclude dopo tanti anni di lavoro concertati con la Regione Veneto e con quelle che sono state le sue direttive. Logico che Veneto Agricoltura dà un segnale effettivamente di validità con questo ente sperimentale, che riesce addirittura a dimostrare che tante volte l'inquinamento del terreno, di cui venivano colpevolizzati tanti allevatori, effettivamente può essere invece una fonte di ricchezza e di reddito se preso fin dall'inizio. Il fatto che questi reflui possono essere recuperati in impianti di biomassa, in impianti di biogas e possono essere riutilizzati alle fonte, per cui proprio all'interno delle aziende agricole, per noi permette di ben sperare, anche visto che il mondo dell'agricoltura si sta rivolgendo a nuove fonti di energie, di cui c'è assolutamente bisogno, visto che il momento potrebbe essere favorevole, visto il costo della benzina e visto che sinceramente qualcuno non dà importanza a quello che è il costo del carburante per trazione alle aziende agricole, che invece dovrebbe essere rivisto anche a livello politico per dare una mano a questo settore. Grande attenzione è stata data in una prima fase all'analisi delle possibilità logistiche di trasporto e stoccaggio dei reflui. I reflui sono distribuiti nel territorio, tante aziende li producono, l'ideale è poi concentrarli all'interno di impianti di trattamento che possono essere aziendali o consortili, e sono gli impianti famosi a biogas, che sono coloro che trasformano il liquame con i suoi problemi eventuali, penso il più banale percepito dai cittadini, gli odori, le puzze, lo trasformano invece in una risorsa stabile che non emana cattivi odori, che mantiene tutto il suo valore agronomico. Lo studio di una cinquantina di casi concreti ha permesso invece di valutare e comparare la bontà di nuove tecnologie. Ce ne sono tantissime, basta venire qui oggi in Fiera Agricola al padiglione 10 per vedere quante tecnologie oggi sono a disposizione solo per esempio per la trasformazione dei reflui in biogas. Ecco, noi abbiamo comparato i diversi percorsi e misurandoli sia dal punto di vista della loro efficienza tecnologica che dal punto di vista della loro fattibilità economica, perché io posso avere una cosa meravigliosa, ma se costa troppo e fuori mercato non la faccio.